Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan e ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento un po' di prodotti, di regolamenti per svariati wargame in varie ambientazioni che mi sono stati forniti dall'inizio della nostra collaborazione con Vea Editori, che io ringrazio immensamente e di cuore per tutti i prodotti che ci hanno fornito qui davanti. Tra l'altro c'è una rappresentanza delle migliori pubblicazioni o anche delle più recenti che hanno tirato fuori e ce ne saranno molte altre in arrivo. Voglio appunto prendere l'occasione per ringraziare Vea Editori di cuore, anche perché mi hanno trattato benissimo e sono stati tempestivi a mandarmi tutti questi manuali. Oggi vi faccio questo veloce video dove vi accenno, ve li presento, vi faccio una piccola presentazione di ciascun sistema e poi di ogni manuale che vedete qui davanti ci farò un video approfondito a cosa ne penso, questo non è assolutamente un cosa ne penso, e in più spero di riuscirci ovviamente col tempo e tutto, e farò anche direttamente una partita a questi giochi che vado un po' anche a fungere da tutorial. Ve ne parlo a breve dopo la sigla. Il primo che vi vado a presentare, poi banale dirvelo, editore italiano, tutti quanti questi manuali eccellentemente, tra l'altro nemmeno un refuso ho trovato tradotto in italiano. Il primo che vi vado a presentare è Saga, un prodotto che i wargamer, perché oggi si parla unicamente di wargame, quindi niente giochi da tavolo, giochi di ruolo, che i wargamer conoscono molto bene perché è uno dei sistemi più utilizzati sul campo e addirittura, facendo un saluto, e se vi interessa vi lascio anche un piccolo link in descrizione, l'associazione di Marina di Pisa, di cui faccio parte un pochino come esterno, Arzella e Malapietra, ci organizzano direttamente anche dei tornei. Quindi se state cercando un club dove giocare a Saga e tantissimi altri titoli, guardate il link di Arzella e Malapietra direttamente in descrizione. Cos'è Saga? Saga è un sistema, possiamo dire, poi col tempo diventato universale, vediamo se riesco a tenerlo fermo, dove nel regolamento base si parte da battaglie, o per meglio dire schermaglie fra piccoli eserciti o bande. Si parte da come epoca storica dal Medioevo, ma hanno fatto altre espansioni, tipo c'è anche l'età di Annibale, l'età di Alessandro Magno, l'età della magia, perché c'è anche una versione di saga magica, comunque per chi volesse utilizzare miniature fantasy, tipo orchi, goblin, cavalieri, qualcos'altro che è in casa, e poi anche ambientazioni come ad esempio le crociate. Saga, si parla sempre però di cappa e spada, combattimenti spade e scudo, quindi non armi da fuoco, ambientazioni moderne. È un sistema universale perché comunque è un regolamento che ci consente di fare battaglie in tutte le epoche ed è molto interessante perché andremo a comporre un piccolo esercito, quindi non si parla di kill team, necromunda, piccole bande, ma qui si parla proprio di piccoli eserciti, delle schermaglie, dove andremo a schierare anche 30, 40 singoli omini che poi andranno a comporre delle unità. E potremmo fare il nostro piccolo esercito con l'eroe al comando, la cavalleria, la fanteria e gli arcieri, quello poi lo decideremo come ci pare. Ed è bello perché ciascun esercito ha una propria tabella dove all'inizio andremo a tirare i dadi saga e a seconda del risultato del simbolo antiche rune che uscirà sul dado andremo a posizionarlo attivando delle abilità. Quindi le abilità si attivano con il tiro di dado, un po' come in Warcry, se vogliamo, della Games Workshop. A differenza che questo è un gioco totalmente storico e io oggi vi presento i regolamenti perché si trovano anche le miniature, però le miniature le potete stampare direttamente in 3D voi o anche rifornirvi da qualche negozio, perché no? Usare magari miniature storiche della Victrix o della Warlord Games per un gioco del genere. Si passa poi a una delle ultime uscite, Punk Apocalyptic versione 2, quindi questa è la seconda edizione, in cui si va proprio nel vero e proprio gioco wargame di schermaglie fra bande. Quindi qui andrete a combattere battaglie, tra cui ci sono anche le miniature ufficiali che sono, secondo me, molto belline e molto caratterizzate, in un'ambientazione che è un po' una via di mezzo fra un Fallout e un Mad Max. Comunque un'ambientazione fantastica. Qui difficilmente si vedano cose esagerate come super mutanti o cose stranissime alla Fallout, diciamo una via di mezzo fra un reale e uno sci-fi, un fantastico. È un regolamento accattivante, è un regolamento che va a premiare appunto il combattimento fra bande, quindi qui, a differenza di un saga, non si muovono le unità, ma si muove il singolo modello e ciascun modello è fortemente caratterizzato da abilità, perk,
armi, perché l'equipaggiamento poi potrà essere un equipaggiamento da corpo a corpo, un equipaggiamento da tiro, e si andranno a formare delle bande dove anche nel regolamento gioca un ruolo molto importante l'ambientazione, lo scenario, che non sarà il classico scenario ti spingo, cadi da una certa altezza o scalo una scala, ma sarà importante anche per altre funzioni. È un regolamento molto semplice, poi tra l'altro, per quello che ho visto, tutti i regolamenti che ha tradotto in italiano Ve Editori sono veramente veloci, ma davvero, cioè basta leggere una volta che ti rimane in testa senza nemmeno girare su YouTube alla ricerca di video tutorial. Ed è un titolo interessante che secondo me farà divertire tutti i fan del post-apocalittico e soprattutto dei wargame ben ragionati, non hardcore, ma comunque, come si dice, semplici da prendere ma difficili da padroneggiare. Per tutte le opportunità che ci offre, ed è un titolo molto interessante. Passiamo poi a Maximilian, un gioco di corse pulp ambientato nel 1934 che ricorda un po' come tipo di regolamento, o come, no, regolamento forse no, come idea, ricorda un po' Gasland, perché è un gioco dove noi dovremo andare a comporre il nostro tavolo, la nostra pista, e dovremo utilizzare delle auto, classiche auto gialloppi o cose del genere, o anche quelli che attemperano un po' le dune buggy, auto d'epoca di quegli anni, appunto negli anni 30 più o meno, e dovremo andarle a potenziare in questa ambientazione che ricorda un po' anche questo, non proprio un post-apocalittico, ma un po' una specie di Mad Max, anche perché il nome del gioco, Maximilian, è il nome della leggenda delle corse, di un personaggio leggendario che tra l'altro trovate anche all'interno del manuale, ed è il classico gioco dove voi potrete stamparvi in 3D o comprare auto della Hot Wheels o della Matchbox, o addirittura loro dentro il manuale vi consigliano Eureka Games, addirittura per andare a prendere Eureka Miniatures, scusate, per comprare i loro modelli. Ed è molto interessante perché voi andrete a prendere la vostra macchina da corsa e l'andrete a trasformare, magari mettendoci una mitragliatrice sul tetto, ovviamente tutte armi rapportate all'epoca, dove lo stesso equipaggio potrà sparare con delle pistole, dove potrà sparare con dei fucili a pompa, ad esempio. Quindi è il classico gioco di corse dove si vince in due maniere, o vincendo la gara o distruggendo tutte le auto dell'avversario. A differenza di Gaslands, devo dire che Maximilian non è tanto più veloce o più lento, è completamente diverso a livello di regole. Non abbiamo tante sagome di manovra, ne abbiamo soltanto una che si muove praticamente a orologio con un punto di entrata e un punto di uscita, e a seconda di come si mette e di come si fa la curva, si potrebbe andare in una difficoltà, ad esempio verde che è molto semplice, gialla che è media e rossa difficile. Quindi andremo a tirare i dadi fato per vedere cosa succede. Tanto poi ve lo spiegherò meglio nel cosa ne penso e vi farò anche vedere una partita. A differenza di altri giochi, qui la marcia è molto importante perché la marcia non ti fa muovere nel turno successivo, ma proprio ti fa acquistare velocità. Quindi andando in quarta marcia vai già più veloce di una macchina che invece sta andando in seconda, quindi ti muovi molto più sul campo. C'è una fase di tiro in cui si tirano dadi per vedere se il colpo sparato dalla vostra macchina va a segno, ed è un gioco veramente interessante per tutti gli amanti dei giochi di corse. Soprattutto un po' vintage, no? Un po' ambientati, ve l'ho detto, negli anni 30, quindi quelle macchine che si sono viste nei film, ad esempio Dick Tracy o Al Capone. Io sono convinto che Maximilian sarà un titolo che vi farà molto divertire e si sente già un po' il rombo dei motori sul tavolo in una partita che secondo me non andrà mai a finire come gara, ma in una specie di Carmageddon e anche un po' il suo bello. Ultimo, ma non meno importante, e avevo un hype della Madonna, è World Surge, che ora vi presento tutto. Ho conosciuto tramite il canale Wargames per Passione, che tra l'altro colgo l'occasione per fargli un saluto, che lo seguo ormai da diverso tempo, da diversi anni, e l'ho conosciuto qualche tempo fa sul suo canale. Appunto, poi dopo mi sono anche interessato perché ho visto qualcosa che forse anch'io stesso stavo aspettando da una vita. E qui davanti vedete il manuale, sempre edizione italiana, pure a tutti i manuali che avete visto di Ve Editori. Il manuale che è il Precipizio dell'Infinito, che dovrebbe essere un manuale di campagna, quindi la prima vera e propria campagna in questa ambientazione. E poi qui davanti, io una cosa che vi giuro non ho mai visto neanche nelle collector più grandi della GW, abbiamo il volume 1, ho paura a pensare che ce ne saranno altri, il compendio, prima edizione. Ragazzi, guardate qua, il manuale normale sono più di 200 pagine, queste 400 pagine, cioè pesa 8 kg sto coso, e a parte il rilegato fatto veramente da paura, spettacolare, stupendo,
Che cos'è WorldSurge? Perché poi appunto dopo vi spiego cos'è il compendio. WorldSurge è un sistema di regole universale, semplice, immediato e veloce, che vi consente di usare, sembra un po' una cosa ritrovata, no? Tutte le miniature che avete in casa per fare una battaglia. Uno potrebbe dire, ma lo fa anche One Page Rules, quindi fondamentalmente è il motto di One Page Rules, usa tutto quello che hai. Quindi cos'è che differenzia questo WorldSurge? Quello che lo differenzia è la possibilità di crearvi da soli le vostre liste tramite un'app, che vi farò vedere poi nel cosa ne penso, tra l'altro tradotta in italiano e scaricabile dall'App Store di Android o anche per iPhone, dove voi potrete andarvi a creare non la vostra lista dell'esercito, vi creerete l'esercito. Cioè, volete creare lo Space Marine che ha forza 10, 40 ferite, chissà quanto ti viene a costare, e magari usa un BFG 9000 di Doom come arma? Lo potete fare. Avete visto un film l'altra sera in cui c'erano delle creature strane provenienti da un altro mondo che usavano delle armi laser antimateria? Lo potete fare. Questo gioco vi dà dei template oppure la possibilità di farveli da zero. Quindi create il nome dell'unità, le caratteristiche, le ferite, l'equipaggiamento, le abilità, i perk. Create qualsiasi cosa vi venga in mente. Il gioco non vi dà limitazioni, però il gioco ha un algoritmo che affida un punteggio a quello che voi avete fatto. Fate conto, ad esempio, una classica partita WorldSurge è da 500-1000 punti. Voi potete creare anche l'eroe più grande del campo di battaglia, Achille, se vogliamo parlare di un'ambientazione storica ellenica, pre-ellenica. Lo potete schierare in campo, però se lo rendete immortale, potentissimo, che da solo ti ammazza metà esercito, magari Achille, tramite l'app, ti andrà a costare 500 punti e ci metti solo lui in campo. Quindi comunque cerchi di fare un po' le cose bilanciate perché possa anche essere bello, no? Sul campo vedere questa rappresentazione. E WorldSurge appunto ci dà l'opportunità di fare questo in un sistema che ricorda un po' il compianto, anche da parte mia, Warhammer 40.000, ottava edizione, si torna alle tabelle con un tiro solo. Non c'è tiro per colpire, il tiro per ferire, c'è soltanto un tiro che è il tiro unico, ovvero si guarda la forza dell'arma 4, la resistenza del bersaglio 5, forza 4, resistenza 5, ti becco al 5 più. Quindi è molto Warhammer come tipo di gioco. Poi ci sono ovviamente altre cose che vi spiegherò nel video, il tiro salvezza che qui si chiama il tiro Aegis, il valore di penetrazione che funziona totalmente dagli altri giochi, qui non c'è valore di penetrazione 2, ok, c'ho armatura 4 mi va 6, no, qui c'è il valore di penetrazione che se è identico al vostro valore di armatura ve la toglie. Quindi se voi avete armatura 4 più e il tiro penetrazione è 4 più, ve la leva l'armatura, quindi i colpi che entrano siete morti, non li salvate, non è che tirate un 6. Quindi, laddove io adoro One Page Rules è che ti dà tutti gli eserciti del fantasy e del 40.000 pronti per essere giocati. Dove vince, secondo me, di una spanna avanti WorldSurge, ve li create voi. Quante volte vi è capitato? A me personalmente poche, però ogni tanto mi è successo di andare su One Page Rules e trovare delle abilità a una truppa che non mi ci stanno niente e forse per me le cambierei. Ecco, non lo potete fare, ve la tenete così com'è. No, in WorldSurge ve lo fate voi. Vi dà noia che i Berserk abbiano quel tipo di tiro, i Berserk dei nani e dei sventratori? Ve li fate voi e gli date il bonus. Poi, più abilità li date e più forti li rendete, più punti costano. Quindi quando si va a fare la battaglia, occhio, perché lo finisce velocemente l'esercito. E di qua vedete il compendio, dove appunto all'interno ci sono 400 pagine e più di 40 fazioni già fatte. 40 fazioni già pronte. Domani vorrei usare in gioco gli Space Marine, pronti. Le Adeptas Sororitas, pronti. Gli Spartani, perché voglio giocare un'ambientazione storica, pronti. Voglio usare, che ne so, soldati della Seconda Guerra Mondiale. Oppure oggi ho voglia di fare, non lo so, un medioevo fantasy, i Cavalieri di Bretonnia, pronti. Ci sono 40 fazioni in tutte le ambientazioni già pronte all'interno e quelle che mancano potete andare sul sito direttamente del gioco di WorldSurge e sulla community, le trovate fatte tramite QR code da scannerizzare con l'app, fatte direttamente dalla community. Oppure fatevele da soli. Prendete il manuale di Warhammer 40.000, lo mettete accanto nell'app e ve le rifate come vi pare a voi. Anzi, le andate a cambiare, perché se nel gioco non vi piaceva che gli Space Marine fossero fortissimi, ma avessero un punto ferita, qui gliene date 3 e prima che ve le buttino giù passerà un po' di tempo. E qui davanti ve l'ho detto, il primo manualetto d'ambientazione. È un gioco molto 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 interessante e che apre
la possibilità di fare quello che volete. Ripeto, avete visto un film in televisione di cui non ricordate nemmeno il titolo, il giorno dopo ci create il gioco. Si gioca sia in battaglie schermaglie, sia battaglie fra veri eserciti. Io aspetto a mettere le mani avanti perché anch'io era tanto che aspettavo un titolo del genere, perché ogni volta che provi un gioco ti devi tenere a mente 500 regolamenti. Nel caso Warzone fosse davvero il gioco che si prefigge di essere, mi ci divertissi, si riuscisse a tirare fuori delle belle liste, forse potrebbe essere davvero il wargame della mia vita, ma aspetta a dirlo perché prima vi ci voglio fare un paio di partite per portarvele anche sul canale. In conclusione, tutti questi wargame tradotti in italiano da Vea Editori, io vi consiglio di andare, primo link in descrizione, a vedere direttamente sul loro sito, perché stanno portando in Italia tutti i migliori wargame che tante volte mi sono sentito anch'io fare la domanda: però è bello Saga, però è bellissimo un altro gioco, però mi blocca un pochino, no, l'inglese, oppure lo leggo anche in inglese, ma preferirei avercelo nella mia lingua, soprattutto visto che lo devo pagare. Ecco, una casa editrice italiana che li sta portando tutti quanti nella nostra lingua, Vea Editori, di cui trovate il primo link appunto in descrizione. Io li ringrazio di cuore per questa opportunità. Aspettate i prossimi video dove gioco per gioco vi farò proprio un cosa ne penso, spiegandovi anche ovviamente le meccaniche, facendovi degli esempi con miniature d'altro in gioco. E quanto prima spero di riuscire a fare anche una partita, partendo ovviamente da Warzone, che spero di portarvi sul tavolo quanto prima. E penso proprio di farlo con le miniature di Warhammer 40.000, solo eserciti, magari Space Marine contro Adepta Sororitas, per fare un esempio, ma rifatti da noi con le regole del gioco, per farvi vedere le differenze e dove secondo me questo Warsurge è un prodotto davvero spettacolare. Grazie ancora a Vea Editori e ragazzi, link in descrizione. Ciao, alla prossima!